Danny Ricci e Ben. Come state a fare per fatto? Siamo arrivati. Purtroppo viviamo così, siamo sempre in allerta, non si dorme bene, abbiamo paura chiaramente. Dove vai? Non lo so nemmeno io dove andare, veramente per il momento. Non è una bella situazione, psicologicamente ci ha proprio distrutto sta cosa, perché poi tutta l'estate sono state frequenti uno dietro l'altra e aumentavano sempre di più. Poi c'è stata una fase di tranquillità. E mo ieri sera di nuovo, speriamo che non si riproducano di nuovo come prima, perché veramente poi io me ne andrò, mi sposterò da qua, perché non si può vivere così, specialmente la notte non si può dormire. Io vorrei rimanere in zona perché ci sono i miei figli. Però in paesi magari più nell'entroterra, un poco più distanti, distante da qua, non lo so dove ci manderanno, oppure se dobbiamo evacuare, se continua la cosa, è tutto da vedere ancora. Certo, così non possiamo vivere, non si vive bene, questo è il punto. L'abitudine non si fa mai, si prova tanta ansia, paura, specialmente la notte. Io non dormo mai, penso forse si vede dagli occhi. Penso che siamo di nuovo appunto da capo, perché già da ieri hanno fatto 5-6 scosse, 1-3.1, quindi si agghiaccia sempre il sangue e non ci si abitua mai. C'è paura, a volte dicono perché non vai via, ma qua ci stanno le nostre radici. Siamo nati qua, all'epoca noi non sapevamo. Che a volte dicono perché avete costruito su una caldera, ma è una discendenza che comunque, e questa la volevo proprio dire, perché sento sempre questa cosa, perché avete costruito, non c'era, c'era l'ignoranza prima, c'era tante, e niente, ora siamo qua, e dove andiamo, come si fa? I bambini, c'è mio nipote che è terrorizzato. C'ha 8 anni, dorme con me perché mia figlia abita sopra e lì si sente meglio con me, ma non ci si abitua mai.